Ciao, allora sto girando da un po' in giro per casa perché non riesco a trovare un posto dove ci sia luce. Sono appiccicata al balcone. Questi capelli sembrano la diva del tubo, non ho capito perché. Apprezzate il fatto che ho provato a farmi la piastra per cercare di compensare la splendida faccia che mi ritrovo. Il tempo è orribile, grazie al cielo non. E mi spiace per quello che stanno passando nel resto d'Italia, tra allagamenti, alluvioni e cose varie, veramente è cioè sono giorni veramente molto difficili. Qui c'è un tempo brutto, caldissimo, che a detta di molti ricorda. Allora, quando fa tanto caldo, molte persone hanno paura del terremoto. E infatti qualcuno mi diceva che si ricordava il terremoto dell'80 in queste zone. Spero proprio che non sia quello. Comunque c'è un'aria afosa tremenda. Cioè, ieri c'erano 25 gradi. Siamo a novembre. Vabbè, comunque lo stiamo rovinando questo mondo. Lo so che sia colpa nostra. Comunque. Visto che anche quest'anno ho compiuto 25 anni, volevo fare due chiacchiere su questo e farvi vedere questi regalini che ho ricevuto, questi regali che ho ricevuto così. Quest'anno non ho voluto festeggiare, ho visto solo le amiche per una pizza, ma neanche la sera stessa del mio compleanno, la sera dopo. Quest'anno non me la sono sentita, è stato un anno molto difficile, per certi versi estremamente triste, è stato anche un anno di grandi soddisfazioni, eh? Sia chiaro, io non sputo su quello che ho, anzi, ringrazio tutti i giorni, però è stato veramente un anno difficile, non me la sono sentita, non lo so perché, non avevo granché voglia di festeggiare. Poi voglio dire, tanto l'anno prossimo saranno comunque 25, quindi festeggeremo anche l'anno prossimo questo quarto di secolo. E, quindi vabbè, ho passato una giornata molto tranquilla, ho ricevuto tantissimi auguri, io vi ringrazio sia da chi conosco che da tutti gli iscritti, gente che insomma. Grazie, grazie di tutto. E, alcuni auguri sono stati splendidi e veramente sono contenta. Vabbè, ho ricevuto, vi faccio vedere. Allora, ho ricevuto un po' di soldini. Che cosa volgare parlare di soldi, però fanno sempre comodo, quindi. Poi ho ricevuto. Allora, la mia collega mi ha già regalato un pantalone. Infatti, quando si è presentata con quest'altro regalo, ho detto: scusami, ma perché me lo fai? Invece no, sono stata molto contenta. Ne avevamo parlato perché noi siamo appassionate di Marquez, Gabriel Garcia, naturalmente. Marquez, non Marquez, Marquez, l'accento è sulla A. Io non l'avevo mai letto e questa edizione piace tantissimo ed è Memoria delle mie puttane tristi, che è. Lei conoscendomi mi ha detto: è un libricino, ce la dovresti fare in poco. Proprio perché sa che insomma, ultimamente non ci sto riuscendo tantissimo. Quindi l'ho aggiunto alla pila di libri che ho sul comodino. Spero vivamente di trovare adesso il tempo per leggere. Io domani volevo fare uno sfogliamo Vanity, perché anche questa settimana ho comprato Vanity Fair perché io non demordo. E spero di riuscire a farlo, mi piacerebbe molto. Poi le mie cognate mi hanno regalato una cosa che mi è piaciuta tantissimo, che è una camicetta. Io ho dato soddisfazione, è la prima volta che mi regalano qualcosa da mettere. Ed è di Coco Nuda, è rossa. Il collo con queste pietruzze. Il polsino nero è molto liscia e dietro ha la cinturina nera che si può legare davanti e dietro come vi pare. Mi è piaciuta subito appena l'ho vista. Sul momento
Sì, è vero, ed è di cocomodo. Sul momento non l'ho provata, l'ho provata il giorno dopo, senza guardare la taglia. L'ho provata, non mi cadeva bene, mi stava larga, non esageratamente, ma so che è scivolosa, so che è una bella camicia, una bella blusa, però insomma mi stava larga. Quindi ho chiamato una delle mie cognate, ho detto, senti, guarda, ho detto, vabbè, vado a cambiare, sono andata a vedere, era una M. Ora, ragazze, per la prima volta ho comprato una S in vita mia. Io non sono S, è coconuta che veste strano, ci mancherebbe, io sono una L. Però mi ha fatto così tanto ridere l'aver comprato una S che non è reale, però non lo so, mi è piaciuto lo stesso. È una camicetta che mi piace tantissimo, veramente, veramente, veramente tantissimo, e vorrei trovare l'occasione per sfoggiarla, per andare da qualche parte. Le mie amiche invece, che sanno che periodo sto avendo di transizione, mi hanno regalato un paio di buoni, buoni regalo da OVS, e oggi sono andata a prendermi una cosa proprio per iniziare a spenderli, perché c'era una cosa che mi serviva ed era della linea Basic, questo è in tessuto elasticizzato con lo stiro facile, che a noi no stretch fabric, no, è tessuto elasticizzato stiro facile, ed è un pantalone blu. Qui c'è scritto vita regolare gamba aderente, io è una 48. Per arrivare a questo ne ho dovuti provare 4-5, perché io non capisco come sia possibile mettere, allora questo è l'unico che ha la vita alta, no, alta normale, gli altri erano tutti a vita bassa, mi sembrava, ho detto, me lo perdo so, i pantaloni, cioè non, cioè, ma non sale, no, non è che non sale, non alla vita bassa. E ragazze, purtroppo il buon Dio non mi ha dato il fisico di Belen, se no potrei anche andare in giro con la panza de fuori, anche se credo che a me verrebbe il cagotto, però quindi vita regolare. Finalmente avevo, vi ricordate il cardigan blu e a righe bianche, che non ero ancora riuscita a mettere, proprio perché insomma non avevo un pantalone blu, perché io avevo un pantalone blu, lo volevo mettere un sabato sera, sono andata a metterlo io, lo tiravo su e quello cadeva, quindi insomma vabbè, e quindi mi serviva un pantalone blu. Avrei voluto più scelta di pantaloni, non lo so, non mi sono trovata molto bene, ma questa cosa con i pantaloni l'ho notata anche per quanto riguarda quando portavo le taglie calibrate sempre della linea OVS. Non lo so, erano strane, da taglia a taglia erano diverse, non lo so, secondo me non sono tagliate benissimo. Questo mi calza perfetto, è veramente molto comodo, e quindi insomma così. Questi sono i regali che ho ricevuto. E che cosa vi volevo dire ancora? Che è passato un altro anno, è passato un altro compleanno, che quando le bambine si sono svegliate io ho detto, lo sapete che oggi è il compleanno della mamma, e loro erano felicissime, e io ho insegnato a dire, oggi che cos'è? Compleanno di mamma, quanti anni compie mamma? 25, l'hanno detto a tutti, anche a scuola, quindi tutti sapevano che io compivo 25 anni. Non sono 25, sono 37, non mi dispiace avere 37 anni, assolutamente, anche se a me i numeri dispari non mi piacciono, c'ho proprio questa cosa dei numeri dispari, e vabbè, questo è tutto quello che ho da dire su questa faccenda, vado a sbrigare le mie faccenduole, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao!